Il libro è nato così, cioè il libro è nato dentro la realizzazione di un altro libro, che era quello precedente che avevo dedicato a quello che ho chiamato il cattolicesimo magico, cioè avevo fatto questa inchiesta su Medjugorje e sul carismatismo cattolico, che era sfociata appunto in questo libro. E facendo quel libro ero andato, avevo intervistato dei parroci ai quali avevo chiesto qual era stato l'impatto nella loro parrocchia di movimenti quali il rinnovamento dello spirito che avevo osservato in quell'occasione, di Medjugorje, la ripresa della devozione mariana, eccetera. E questi mi avevano risposto con molta educazione, mi avevano dato, come sempre capita, spesso con i parroci, e però mi avevano anche detto: sì, vabbè, ma caro professore, lei osserva uno spicchio interessante di una realtà che è in grande trasformazione e anche in grande difficoltà, e quindi, come dire, va bene, le rispondo sullo spicchio, ma sarebbe interessante anche osservare il quadro che sta intorno. Da lì mi è venuta l'idea abbastanza ambiziosa nelle intenzioni di fare un libro sulla Chiesa, cioè proprio sul cambiamento, la crisi, se vogliamo, la trasformazione della Chiesa cattolica in Italia. Anche perché, adesso poi ne parlo nel dettaglio, ci sono alcune rappresentazioni di questa realtà che non mi convincevano, non mi persuadevano, soprattutto avendo, diciamo, nel corso di questi miei contatti con il mondo. Devo dire, appunto, ammetto che io sono non ho frequentato per moltissimo tempo questo ambiente, l'ho frequentato da ragazzino, e forse il progetto, come spiego nell'introduzione del libro, il progetto di questa ricerca è nato lì, insomma, poi casomai ci torniamo dopo, è un dato biografico relativamente più marginale, però appunto non sono un frequentatore assiduo, e credo che il fatto di non essere un frequentatore assiduo si abbia rappresentato da una parte uno svantaggio, perché alcune cose che erano note a me, per me ci è voluto del tempo impararlo, sono stato 3 anni su questo lavoro, impegnato in questa ricerca, però anche un vantaggio perché mi ha dato un punto di vista esterno, diciamo, insomma, il mio stupore si è trasformato anche in probabilmente in la possibilità di uno punto di osservazione meno coinvolto e quindi un po' più distaccato e tra virgolette oggettivo. Allora, ho fatto appunto, mi sono messo queste scarpe, ho girato l'Italia, ho fatto molte interviste, soprattutto a preti, ma non solo a preti, anche a laici. Sono andato però anche a vedere molte cose direttamente, sono andato ai funerali, sono andato ai catechismi, sono andato ai corsi prematrimoniali, un'esperienza molto istruttiva. Sono andato negli ospedali, ho accompagnato dei cappellani ospedalieri nel corso delle loro visite. Sono andato, ne parleremo casomai più diffusamente, sono andato anche, ho seguito l'attività dei movimenti, ho scelto perché volevo documentare questa realtà importante dei movimenti, io uso il termine sette, ma lo uso in senso, come dire, ragionato, weberiano. Ho scelto di descriverne solo per motivi, come dire, anche narrativi, di strategia. Ho scelto di descriverne nel dettaglio uno solo, che è il movimento, il cammino neocatecumenale, che ho descritto nel dettaglio, cui ho dedicato, insomma, un terzo del libro, forse la parte più controversa, insomma, più discutibile, insomma, quella che ha ricevuto le maggiori attenzioni da parte dell'ufficio legale della mia casa editrice, che ha evitato, diciamo, qualsiasi l'ombra di qualche reato. E allora io sono, diciamo,
sono tornato a casa, il libro si conclude con tre immagini, tre metafore che in qualche modo rappresentano il risultato di quello che ho visto, di quello che ho visto, perché non mi sono inventato niente, non mi sono inventato una sola parola. Poi naturalmente uno può dire, si può legittimamente sostenere che il mio è uno sguardo parziale, anche perché insomma, voglio dire, sono un uomo solo che fa ricerca con un paio di scarpe, una penna, un taccuino, un registratore digitale, quindi non ho la pretesa di aver esaurito tutti gli aspetti della realtà. Però tutto quello che scrivo nel libro è davvero l'ho visto, e ho il disagio che ho riportato, le sofferenze che ho riportato, sono anche insomma le cose più soddisfacenti sono cose che ho ricavato dalle interviste, dagli incontri che ho fatto, quindi non sono frutto di mie fantasie. Questo è importante perché insomma io credo davvero nell'importanza di farsi guidare dalla ricerca della verità in questo caso, non quella di altri valori più discutibili per i ricercatori. Allora, sono tornato, quindi diciamo tre immagini, tre metafore che sono legate a tre parti diverse in cui è diviso il libro. La prima metafora è quella del banco vuoto. È una metafora che mi è stata suggerita da un parroco che sosteneva che quando, diceva che quando muore una vicchina nella sua parrocchia, il banco rimane vuoto. Dice, io lo vedo subito, il banco è vuoto, e quel banco non viene riempito. Il banco vuoto, appunto, indica l'avanzata dei processi di secolarizzazione. Che, e questo è il mio, diciamo, la mia conclusione, sono in Italia, grazie, più avanzati, molto più avanzati di quanto si creda, di quanto ci viene fatto credere. Cioè, adesso casomai provoco, insomma, ecco, ma no. La funzione. Ma non so, l'altra sera ho sentito il Cardinal Scola in televisione dire che quando lui va che questa crisi non c'è, perché quando lui va nelle chiese devono mettere il maxi schermo. Anche il Cardinal Ruini aveva detto una cosa analoga qualche settimana fa. Insomma, è una tesi. La secolarizzazione in Italia è più avanti di quanto si creda. Le cifre fornite dai sondaggi, dalle survey, dai risultati dei questionari, delle inchieste campionarie, sono che vanno a chiedere alle persone quante volte vanno a messa, sono molto sovradimensionate. Adesso qui vicino a me c'è Castegnaro, che qualche anno fa fece una straordinaria ricerca nella quale mise a confronto, nella stessa area geografica, nella stessa diocesi, credo che la prima fosse Venezia, i risultati dei questionari e il conteggio delle persone in chiesa. Ecco, se si vanno a contare le persone in chiesa, si vede che quelli che vanno veramente in chiesa sono la metà di, o meno della metà, ma comunque sono molti di meno, adesso non ci ammazziamo sulle cifre, sono molti di meno di quelli che dicono di andarci. Poi sarebbe già interessante capire perché dicono di andarci e non ci vanno, ma bisognerebbe sentire loro. Però sta di fatto che appunto l'idea di un paese antropologicamente diverso, l'idea di un paese nel quale la secolarizzazione è rimasta indietro, che si discosta dal resto dell'Europa, che è un'eccezione felice in un mare di scristianizzazione, per me è un'idea falsa. È possibile che in Italia, probabilmente certo che in Italia il numero di persone che frequentano le chiese è ancora superiore rispetto a quelle di altri paesi. Leggevo dati, non so, francesi, a dirlo proprio, siamo arrivati al 3%, 2%, il Belgio, l'Inghilterra, quindi paesi sia cattolici. Però, insomma, non è il 40% che emerge dalle survey. Quindi non,
sono cifre che non autorizzano nessun trionfalismo, che non autorizzano come dire, il poter immaginare di non fare i conti con la realtà della secolarizzazione. Secolarizzazione, ecco, che io nel libro definisco, perché è un concetto di quelli molto controversi nella sociologia, definisco rigorosamente come il distacco dalla tradizione religiosa. Daniel Hervieux-Léger parla di interruzione della catena di memoria, della catena di memoria credente, quindi cioè questa trasmissione della fede di generazione in generazione. Non dico che sia morto Dio, anche se potrebbe essere il primo passo della morte di Dio, perché sarebbe interessante fare una ricerca su questa immensa zona grigia dei credenti non praticanti, però non è l'oggetto del mio libro. L'oggetto del mio libro è invece il rapporto con la Chiesa, e in questo rapporto con la Chiesa i segni di una crisi evidente sono numerosi. Soprattutto sono numerosi se guardiamo le differenze tra le generazioni. Questo, anche nelle survey più trionfalistiche, queste differenze sono evidentissime, e ancora di più se guardiamo le differenze tra le differenze di genere, perché una delle grandi novità messe in luce da molte ricerche, e proprio anche quelle di Alessandro, è quella che le ragazze ormai si comportano riguardo al loro pratica religiosa e l'atteggiamento verso la Chiesa in modo molto simile ai ragazzi. Quelle che sono state, che cos'è la Chiesa senza le donne? Quindi, quelle che sono state per da sempre le colonne, gli elementi portanti della Chiesa, oggi se ne distaccano. Le differenze più grandi in tanti sondaggi sono tra le nonne e le nipoti. Quindi sono sull'asse che divide i generi e sull'asse che divide le generazioni. Quel libro C'è campo è uno, appunto, che avete presentato, uno squarcio molto interessante su, su appunto sulle generazioni più giovani, sul loro distacco. Attenzione, c'è una forma più evidente della secolarizzazione che riguarda i numeri, perché questi numeri sono numeri, parlano da sé. Ma c'è una forma anche più sottile della secolarizzazione, una forma più invisibile. Noi i sociologi sappiamo bene che le istituzioni non crollano di botto, ma le istituzioni crollano quando, per esempio, si continuano a, non so, a mettere in atto dei comportamenti, si fanno delle cose, ma si comincia a non capirne più il significato, si capisce più perché lo si fa, e prima o poi questo comporta uno svuotamento e una diserzione da quell'azione. Facciamo un esempio di cui mi occupo qui nel libro: i funerali. Io non so, appunto, non sarò venuto nel nord-est, non so dove finisce il nord-est, il Veneto, perché no, la Lombardia orientale la conosco abbastanza bene e sociologicamente non è molto diversa dal Veneto. Vabbè, il prossimo libro. Sì, no, ma non più ricerche, la prossima è la chiesa. No, il funerale. Io ho partecipato a dei funerali che sono davvero stati, non so, delle cerimonie assurde, dei rituali assurdi, nel quali, anche perché ho registrato anche il punto di vista del prete, ovviamente, nel quali nessuno risponde. Il prete assolda, questo a Milano, a Torino, ma anche a Roma l'ho visto, che ci sono le tre vecchine nell'angolino che gli fanno da riferimento, perché io penso, cioè è come se io entrassi in un'aula e vedo gli studenti che dormono, cioè è una cosa terribile. Il prete dice che peggio del funerale c'è solo il matrimonio, almeno al funerale son tristi, sono seri e sono composti. Il matrimonio, oltre a non rispondere, saltano anche per fare le fotografie, si arrampicano sulle colonne. Ecco, funerale non rispondono, non seguono, non eseguono i gesti. Quando devono sedersi si alzano in piedi, quando devono alzarsi in piedi si siedono, quindi proprio sbagliano le mosse elementari, dimostrano una analfabetismo religioso abbastanza profondo. Ma ancora di più, questo ci fa pensare, no? Cos'è la secolarizzazione? Per esempio, cominciano, vanno dal prete e gli dicono: ma senti, vorremmo dire due parole.
per il morto. E poi il prete, che è costretto in qualche modo, diciamo spesso, a consentire, insomma, consente questo, e il parente o l'amico va lì e dice: ah, era tanto bravo, alzava al mattino la serranda del bar, era buono con noi, ci dava le brioche, eccetera eccetera. Cioè il discorso fatto lì è tutto un discorso puntato sul ricordo, la rievocazione, la celebrazione della persona scomparsa, così come lo sono tanti altri segnali, la maglietta dell'Inter, per dire, dovevi dire della Juve perché mi l'associo di più, essendo io del Toro, quindi vabbè, come? Sì, vabbè. Quindi non so, la maglietta della squadra di calcio, la musica di Vasco Rossi che attende la bara all'uscita, sono segni di un tentativo di individualizzare quel rito e di volgerlo in rito di appunto di celebrazione, di ricordo, di memoria della persona scomparsa. E il discorso che fa il prete è assurdo, perché il discorso che fa il prete è orientato verso l'escatologia, è orientato verso il mistero. Ah, adesso anche lui include se la conosce, ricorda il nome, però insomma lì viene celebrato un rito di passaggio che dovrebbe riguarda tutti, e quindi si celebra il senso di quel momento più che la... Io sono convinto, per esempio sono stato a Torino, dove c'è per fortuna un luogo che degnamente offre questo tipo di cerimonie per i non credenti, per i laici. C'è stato in questo lì, c'è un cerimoniere, c'è il video, se vuoi, la musica, il ricordo degli amici, c'è delle cose che io e molti troverebbero più corrispondenti alla sensibilità di tanti. Io credo, non so, adesso ancora il funerale cattolico è molto frequentato, ma io credo che nel giro di qualche anno potrebbe esserlo molto di meno, nel senso che nei questi preti c'è una enorme frustrazione. Alcuni mettono in atto dei rituali New Age, si inventa, sì, New Age senza la messa. Ci cercano con delle formule particolari per cercare di rimediare alla frustrazione e per individuare un canale di comunicazione con il pubblico. Sta lì impettito, zittissimo, con la bocca cucita, a sentire queste parole e a pensare ad altro. Così appunto i corsi prematrimoniali, so, io ho trovato solo coppie conviventi, che no, è interessante, ma poi persone che vanno lì e dicono delle cose critiche sulla Chiesa, cioè poi dicono anche delle cose interessanti sulla fede, ma infatti lui mi rimproverava di maltrattarli, ma però dimostrano proprio una tra il loro linguaggio e quello poi che usa il prete, una differenza, una distanza che è molto grande. I matrimoni in Italia sono in crollo verticale in generale, sono in aumento esponenziali i numeri di nati, di figli nati fuori dal matrimonio, sono in diminuzione i matrimoni religiosi dentro, ci sono alcune città nel quale credo il matrimonio civile ha ampiamente superato il numero di il nord, ecco, appunto, quindi il sud. Quindi il banco vuoto. Posso vado avanti, finisco il racconto della struttura del libro. Seconda metafora. Il fortino assediato è il modo in cui la Chiesa, bisognerebbe dire forse la Chiesa gerarchica, perché poi qui c'è tutto un discorso da fare sulle due Chiese, perché ci sono proprio due Chiese, secondo me, almeno, vive questo processo di secolarizzazione, cioè lo vive come un fatto del tutto, quasi del tutto negativo, dal quale cerca di difendersi. Dico questo perché lo deduco dalla totale assenza di cambiamenti, di riforme, di anche di chiavi di lettura. Io mi sto leggendo per mestiere, perché sto facendo una, veramente non per passione,
perché sto facendo un altro libro su Chiesa e politica e con Nadia Urbinati, e mi sto leggendo le prolusioni del Cardinal Ruini, ma sono veramente, cioè, non so, parla di un paese che non mi sembra quello che io ho visto, e soprattutto non emerge il disagio profondo, il mal di pancia che c'è in un mondo che è ancora vivo, perché non è detto che quel che resta sia poco, io questo non l'ho mai detto, che quel che resta dei cattolici sia nulla, anzi, se comparato con altre istituzioni alle quali anch'io sono stato molto affezionato in passato, non c'è ancora molto, cioè è un mondo ancora vivo, io non emetto una, non certifico la morte del paziente, anche se dico che se non si fanno delle certe terapie, più che la morte arriverà una mutazione, ma poi questo è l'ultima delle mie, una mutazione è l'ultima delle mie metafore. Il fortino assediato è in questa parte io ho cercato di raccontare appunto come l'impatto di questo processo di secolarizzazione nelle parrocchie. Ho parlato in maniera abbastanza diffusa del clero, della crisi profonda del clero, che non è solo una crisi quantitativa. Qui non so, c'era il San Luca, cioè, non è solo una crisi quantitativa, è anche una crisi qualitativa, riguarda anche la composizione del clero, perché io poi anche non è difficile immaginarlo in un periodo del genere con una, diciamo, con scelte politiche, strategiche, ecclesiali come quelle di fronte alle quali siamo stati in questi 30 anni, è abbastanza normale che insomma ci sia un clero che difficilmente si mette in sintonia con i più giovani, in sintonia con il cambiamento del paese. Insomma, anche qui faccio un'analisi piuttosto dettagliata di questo punto, anche se ho tante cose che poi non ho scritto lì sopra che riguardano il celibato. Quello che mi chiedeva prima, poi lo accenniamo. E racconto però anche due. Io dico questo, dico che forse soprattutto nei territori più secolarizzati, quindi forse il discorso riguarda per ora un po' meno il nord-est o Bergamo o queste province dove la forza di insediamento territoriale è ancora piuttosto forte. La parrocchia e il parroco normale, tra virgolette, sono sempre più in difficoltà, nel senso che il prete medio fa fatica a tenere fronte al cambiamento. E quindi ho descritto due forme emergenti di parrocchia. La prima parrocchia è una parrocchia, vogliamo chiamarla conciliare, vogliamo chiamarla, non so, progressista, non lo so, scegliamo un aggettivo, nella quale comunque il prete ha fatto una cosa fondamentale, cioè ha davvero aperto e te l'ho trasferito, tra l'altro, non so, non credo che sia legato al libro, però però ha aperto davvero la parrocchia ai suoi laici, ai credenti adulti che la popolano, ai quali ha fatto per esempio gestire un'assemblea che io racconto nel libro, un momento bello nella quale non ha parlato, nella quale ha scelto di stare sullo sfondo. E c'è un piccolo aneddoto che forse, però, appunto perché non posso raccontarvi il libro in pochi minuti, c'è un piccolo aneddoto che fa capire in cosa consiste questa scelta, no? Una sera dopo cena, aver cenato insieme, camminavamo sotto i locali della parrocchia che erano illuminati a un piano. E io ho detto, ma io subito, no? Da clericale, no? Cioè, che cosa fanno lassù? Chi sono i ladri, no? E ha detto, no, ma sono dei laici, ma dice, ma dei miei parrocchiani, ma io non so cosa stiano facendo, non so quale sia l'oggetto della loro riunione, e non mi angoscio per questo. Quindi questo vuol dire
che questa parrocchia è diventato, tra l'altro è diventato in quel quartiere nel quale la parrocchia, nel libro è tutto mascherato da, con pseudonimi, coperto, insomma, perché non volevo far danni all'identità delle persone, sia quelle che, insomma, a chiunque. Quindi, però, insomma, è un quartiere di una città, è un quartiere urbano del nord, depresso, nel senso dove non ci sono più istituzioni, dove non c'è più sindacati, non ci sono più partiti, non c'è più niente, c'è un grande centro commerciale e i ragazzi, diciamo, più vivaci vanno lì da tutte le periferie della città per dare l'assalto al quartiere. Quindi è un quartiere complicato, nel quale la parrocchia è un magnifico presidio di civiltà. Ma davvero, c'è il centro per gli immigrati, si fa. Ecco. Perché è una parrocchia che non è pretecentrica, cioè è una parrocchia che non è monarchica, come invece questo tratto monarchico di tutta la Chiesa italiana è allucinante. Il Papa è monarca, ma anche il parroco è monarca. Addirittura nel Consiglio, il Consiglio pastorale ha potere consultivo. Cioè è un organo monarchico, decide lui, è veramente un funzionario di Dio, nell'usare la celebre espressione di Dreverman, no? Questo naturalmente no, ma questa è una scelta, però è una scelta molto impegnativa, anche perché molti di questi preti soffrono per questa situazione. Non è nella nostra società, bisogna fare un discorso al padre, ma non è nella nostra società una posizione molto semplice, quella del funzionario di Dio, una posizione complicata, celibe per giunta, quindi è una posizione difficile, esposta nella società dell'informazione a tante difficoltà. Quindi questa parrocchia di l'ho chiamato Don Marcello, e l'altra parrocchia alla quale si contrappone idealmente, naturalmente è chiaro che è un racconto. Ci sono situazioni, come dire, sono situazioni reali, ma sono idealizzate come polarità. Si contrappone l'altra parrocchia, che è quella di questo, io l'ho chiamato Don Luca, nella quale invece il parroco, che è un ragazzo intelligente, trasferito anche egli, intelligente, simpatico, seduttivo, anche un po' belloccio, ha scelto, soprattutto con i suoi giovani, di diventare un leader carismatico, cioè ha deciso di farsi un piccolo movimento fatto in casa, e quindi ha creato una comunità di giovani ai quali ha dato una specie di carta che ricorda un po' quella di alcune regole monastiche. Questi giovani si trovano, tutto basato sull'emozione, sul il contatto, sul il pianto, le cose, insomma, appunto questi aspetti molto emotivi, e anche sulla cose che nell'altra parrocchia non ci sono mai, sulla come dire, la confessione, l'autocoscienza, il racconto di sé, ma il racconto di sé comunitario, in modo che la comunità ti, e soprattutto il prete ti corregge, no? Quando sbagli, proprio il contrario, cioè questo prete è proprio l'uomo del sacro nella sua incarnazione più pura, un oggetto di investimento libidinale, erotico, da parte di tutti questi giovani che sono tutti innamorati di lui, maschi, femmine, lo amano tutti, hanno il minimo problema, litigano con la fidanzata da Don Luca, è successo questo. Quindi sono il contrario, perché i primi sono laici adulti, i secondi sono laici bambini, e sono laici bambini finché invecchiano, perché sono tenuti bambini, sono tenuti in una condizione. Questo tra l'altro è un problema, perché la mentalità clericale non è solo dei preti, La mentalità clericale è diffusa in molti strati della Chiesa, forse anche fuori, perché poi il cattolicesimo, insomma, comunque non so, sì, il carattere nazionale, cioè l'idea di non essere capaci di usare la propria testa, di fare con i propri mezzi. In molti laici c'è questo complesso di inferiorità e di subordinazione, che naturalmente si traduce anche in una continua delega di responsabilità verso il prete, no? Che deve essere quello che ti risolve il problema, che decide tutto, perché tu sei piccolo, sei capace, sei un povero laico, non hai le capacità, gli strumenti. Ecco, quindi questa seconda è una chiesa clericale in versione
diciamo postmoderna, carismatica, perché una volta in chiesa comunque non è che si parlava di sé o ci si toccava o si piangeva o si facevano queste cose qui, ma in versione postmoderna è alla fine la chiesa tridentina, no? Mi sembra. Ultimo terza parte, chiudo. La terza parte è dedicata appunto ai neocatecumenali. Io la metafora che ho usato è quella del piccolo porto sicuro, cioè della religione appunto come settarismo, cioè come fuga dal mondo e come appartenenza ad un gruppo chiuso, rassicurante, completamente disinteressato di quello che esula dai suoi confini, completamente disinteressato a quello, al mondo esterno e a qualsiasi mediazione col mondo esterno. E la fede nel suo volto, e la religione nel suo volto, diciamo, più duro, più intransigente, più integralista, in genere fatto da convertiti. Se uno racconta e sceglie queste storie, sono tutti convertiti, la storia è sempre uguale: ero maledetto, disgraziato, eccetera eccetera, bevevo, mi drogavo, andavo a donne, ho tentato diverse vie, tra le quali il socialismo, poi siccome queste vie non sono andate, ho scoperto Gesù Cristo e ho risolto tutti i miei problemi. E devi anche tu, perché poi c'è una dimensione, diciamo, come dire, di proselitismo, esattamente, grazie della suggerenza, di proselitismo implicita, devi anche tu, che sei infelice, te lo vedo scritto in faccia che sei infelice, devi scoprire Gesù Cristo, perché avrai come me illuminato dalla gioia, rischiarato dalla rivelazione. E quindi io in questi gruppi, io che cosa ho fatto qui? Sono andato, perché io voglio sempre farmi un'idea delle cose di prima mano. Sono andato lì, mi sono fatto tutta questa catechesi iniziale del cammino, 3 mesi, una cosa del genere. Tempo infinito. E sono andato alle messe, sono andato agli incontri, alle liturgie settimanali di alcuni gruppi più avanti, perché questo cammino, non so quanti di voi lo conoscono, è una specie di percorso iniziatico, per cui le cui tappe tra l'altro sono tutte segrete. Questa organizzazione è un'organizzazione i cui statuti sono riconosciuti da Santa Romana Chiesa, però sono segreti, questo è molto interessante. Poi si dice ma i massoni, ma qui è un'associazione nei cui i contenuti di quello che viene detto non so se sono noti alle autorità vaticane, forse sì, ma non sono noti pubblicamente, sono testi segreti, e i testi segreti sono i testi che vengono recitati identici a se stessi. È una religione perfettamente, io ho parlato di McDonaldizzazione, perché come il panino McDonald's, tu vai qualunque angolo del mondo, vai a Pechino, piazza Tiananmen, entri e dici cheeseburger, ci sono a Milano, non sei a Milano, sei a Pechino, però è uguale, quindi in tutti, cioè, tra l'altro è anche sincronico, in tutti, contemporaneamente in tutto il mondo si dicono le stesse cose. Voi pensate una cosa che fa rabbrividire, no? altro che maoismo, cioè qui siamo ai livelli più sofisticati. E quindi appunto sono andato, ho fatto tutte queste cose, mi sono fatto un'idea, ma mi sono fatto un'idea che come ricercatore non mi soddisfaceva, perché ho detto a me stesso qui tu non puoi fare un capitolo su questa roba qui, perché qualcosa ho capito, io ho imparato, sentivo delle cose che mi erano piuttosto strabilianti, le ho riportate, ma non era sufficiente. E allora ho fatto un'altra, anche perché per esempio non mi consentivano di accedere a alcuni momenti tra i più controversi della vita di questo gruppo, per esempio gli cosiddetti scrutini, che consistono proprio in un esame piuttosto violento della vita intima delle persone, fatto in pubblico. Per esempio non mi consentivano di farlo. Allora cosa ho fatto? Ho fatto una cosa che non avevo mai fatto, ma non è una cosa brutta, cioè ho interpellato dei fuoriusciti dall'organizzazione. E in particolare ho fatto una fantastica, perché cioè dal punto di vista sociologico della resa, intervista collettiva a una famiglia intera di fuoriusciti, mamma, papà
e due ragazzini, due ragazzi giovani, entrati nel cammino in un momento di crisi, perché lui era da, appunto aveva andato, dava dietro una bionda, con la moglie, insomma, aveva lasciato la moglie per una sbandata sentimentale. Lei era stata avvicinata da, racconto questa storia nel dettaglio, avvicinata da questo gruppo. Erano entrati quando lui è tornato a casa, che non è passato molto tempo, è entrato anche lui, è diventato responsabile della comunità, e ci sono stati dentro per credo 18 anni, 17 anni, quindi veramente molto, e poi ne sono usciti nelle, con, diciamo, la storia che leggerete nel libro, che tra molto delicato per l'ufficio legale, appunto, mi telefono, dice il libro è molto bello, però quei libri che riguardano le cose che riguardano i bambini chiusi nella stanza, eccetera eccetera, con appunto una forma di controllo, chiamiamolo controllo, delle coscienze, delle, che insomma fa davvero un po' inquietante.